Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Raccogliendo alcuni vostri suggerimenti nei commenti, ci soffermiamo stavolta sulla storia della prima Coppa Italia, un racconto affascinante che, oltre ad affondare le radici negli anni del calcio dei pionieri, propone anche la storia di una piccola squadra di un altrettanto piccolo centro che, per una serie di circostanze speciali, riuscì a scrivere il proprio nome sul prestigioso albo d'oro nazionale della competizione, che da sempre affianca il campionato. Il Vado Ligure e la storia della prima Coppa Italia. Il 17 luglio 1922 il Vado segnò un capitolo storico nel mondo del calcio vincendo la prima Coppa Italia. Ogni anno, in occasione della finale di Coppa Italia, quel nome, Vado, risuona in modo sconosciuto. A volte ci si chiede che fine potrà aver mai fatto quella squadra. Vado Ligure è diventata ormai parte della periferia industriale di Savona, pur conservando le sue caratteristiche storiche. La città ospita una centrale elettrica e numerosi stabilimenti industriali. Negli anni 20 fu un importante centro operaio con fonderie, impianti chimici, petrolchimici, produzione di laterizi, cantieri di demolizione navale e la potente Westinghouse che fabbricava locomotori elettrici e impiegava circa 1700 lavoratori. Nell'aprile del 1922 il consiglio comunale di Vado fu sciolto con un decreto regio per non aver esposto la bandiera durante le ricorrenze patriottiche, aver adottato uno stemma con falce e martello, aver formato un proprio corpo armato e non aver rispettato le leggi nella celebrazione dei matrimoni. Il professor Attilio Bislenghi sostiene che in questo contesto la conquista della Coppa Italia abbia garantito, in modo simile al successo di Gino Bartali al Giro di Francia nel luglio del 1948 durante il fallito attentato a Togliatti, una sorta di pace sociale artificiosa prima dell'avvento del fascismo. Gli attori principali di quella storica finale ovviamente non sono più tra noi. Lo stadio della Vittoria è scomparso, così come la vera Coppa Italia in argento, dal peso di 8 kg e 250 grammi, sacrificata nel 1935 quando fu donata alla segreteria federale del Partito Fascista in seguito alle sanzioni della Società delle Nazioni per l'aggressione all'Etiopia. Nella sede attuale del Vado, che attualmente compete nei campionati dilettantistici, è presente una replica di quella coppa consegnata nel 1992 dalla Federazione Calcio. Tuttavia, degli eroi mitici di quella battaglia contro l'Udinese, nessuno è più presente. Il portiere della squadra ligure era Babboni Primo, uno dei tre Babboni che parteciparono al torneo con la maglia rosso-blu, Achille, Bacicin e Lino, quest'ultimo poi trasferitosi in California. Achille Babboni era un portiere atipico in quanto respingeva la palla solo a pugno chiuso, come comunemente avviene nel pallone elastico, anziché con i piedi. Gli storici ricordano, nelle giornate di tramontana aspettavamo che facesse gol rinviando di pugno. Babboni chiuse la sua carriera nel Savona e alla fine sposò la proprietaria di un bar che portava il nome del più celebre calciatore del Vado, Felice Virgilio Levratto. Emerso proprio in quel torneo di Coppa Italia e successivamente convocato in nazionale con 28 partite giocate e 2 reti realizzate, e passato attraverso le fila di Verona, Lazio, Genoa e Inter. Il capitano Enrico Romano, noto come Testina d'Oro per aver segnato 13 reti tutte di testa in una singola partita, ebbe un momento di grande risonanza durante un amichevole contro la nazionale, tanto che il commissario tecnico Pozzo fu tentato di convocarlo in azzurro. Tuttavia questa possibilità non si concretizzò, come spesso accade nel mondo del calcio. In campo con lui giocavano i difensori Masio, Raimondi, Negro e Cabbiati, l'ala destra Roletti, già protagonista in Serie A con il Savona, il robusto centravanti Marchese, il volume Il Grande Vado, edito da Daner Edizioni, scritto da Claudio Caviglia e Nanni De Marco con prefazione di Gianni Minà, racconta nel dettaglio il torneo che portò i rossoblù savonesi a entrare nell'albo d'oro della Coppa Italia. L'opera
compie un grande sforzo nel condensare in un libro gli eventi di una partita di calcio avvenuti ben 75 anni fa e il contesto che l'ha determinata. Una curiosità storica di quell'anno riguarda la strana coincidenza di assegnare due scudetti, uno alla Novese da parte della FIGC e un altro alla Pro Vercelli dalla Confederazione Calcistica Italiana. La divisione avvenne a causa di visioni contrastanti sul campionato tra la federazione e le principali società, che propendevano per diverse modalità di partecipazione e di assegnazione del titolo nazionale. Questo disaccordo portò alla rottura. Quando la FIGC lanciò l'invito a partecipare alla prima Coppa Italia, la sfida fu accolta da 35 società. Mancavano le squadre più forti, le ribelli come Pro Vercelli, Inter, Juventus, Torino, Genoa, Spezia e Livorno, ma erano presenti la Novese campione d'Italia, il Club Sportivo Firenze che successivamente confluirà nella Fiorentina, i giovani del Fanfulla da Lodi, la Lucchese, la Mantovana, il Parma, la Triestina e l'Udinese, che giunse in finale. Il Vado aveva partecipato al campionato di terza divisione nazionale quell'anno e nel primo turno i rossoblù sconfissero la Fiorente Genova, la Molassana e la Juventus Italia Milano. Successivamente in trasferta eliminarono la Pro Livorno e in semifinale sconfissero la Libertas Firenze. Il calcio italiano non ha nulla da invidiare al confratello inglese, una squadra di terza divisione si trova ad essere finalista nella Coppa Italia, commentava la Gazzetta dello Sport. In fondo tutti speravano che l'Udinese, squadra di massima serie, conquistasse il trofeo come da previsione, salvando così il prestigio della neonata competizione. Tuttavia, non fu così. Al termine di 90 minuti concitati, il punteggio rimase sullo 0-0. I focosi vadesi, come riportato sulle cronache dell'epoca, riuscirono a resistere agli attacchi dei friulani dotati di un superiore impianto tecnico. Si andò così ai supplementari, altri 30 minuti di appassionanti lotte che non mutarono il destino della partita. Così ebbe inizio il tempo ad oltranza, non essendo previsti all'epoca i calci di rigore. Gli udinesi in realtà miravano ormai al buio, sperando di replicare la finale sul proprio terreno di gioco. Tuttavia al minuto 127 il giovane Levratto scaricò un potente tiro che trafisse la rete avversaria. Levratto, annotava un cronista dell'epoca, avanza verso il centro, triangola con Babboni secondo anticipando l'entrata del centro mediano avversario, supera il terzino destro con una finta a sinistra, procede con slancio, avanza e da 20 metri calcia rapidissimo colpendo di esterno sinistro. La palla carica d'effetto, saetta lungo lo specchio della porta, si infila nell'angolo sinistro, squarcia la rete e spegne la sua incredibile potenza contro la torre di scolta che adorna il Leo a tramontana. Nessun replay ci restituirà mai l'essenza di quell'azione fulminea e di quel tiro potente, fortunatamente osservato dall'arbitro nella penombra serale. Un vecchio e glorioso presidente scomparso nel 1986, Gigetto Morixe, è però riuscito a conservare e tramandare documenti, fotografie, riviste e giornali sulla società ligure. Tra questi spicca la foto di quella formazione vincente nella Coppa Italia del 22. I rossoblù sono disposti a semicerchio con volti sorridenti, l'elegante presidente Ferrando al centro e il portiere Babboni primo seduto a terra nella tradizionale casacca bianca. Da quel momento il Vado non ha più toccato le vette dell'agonismo calcistico, rimanendo una modesta squadra di dilettanti. Tuttavia la passione per il calcio ha plasmato molte esistenze dei vadesi, come quella del portiere Manlio Bacigalupo o quella di Pedro Luis Rossi, divenuto dirigente del River Plate di Buenos Aires. Un'altra figura significativa è Vessillo Bartoli, allenatore della nazionale paraguayana per molti anni. Come spesso accade nelle province italiane, la memoria del tempo è racchiusa in un episodio che sembra condensare l'intero passato collettivo. A Vado, il fulmine di Levratto che squarciò la porta dell'Udinese è un ricordo tramandato di generazione in generazione. Questo ricordo si è ingigantito, glorificato, arricchito di dettagli inediti, trasformandosi talvolta in una sorta di fiaba. Rappresenta il giorno in cui una piccola cittadina ha assaporato il paradiso del calcio per un breve istante. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!